Chi era Tom Petty? Dall'incontro con Elvis Presley agli Heartbreakers. Non c'è fine alle brutte notizie in questo periodo, e purtroppo il mondo della musica si trova ad affrontare un altro lutto, quello della morte di Tom Petty, una delle leggende del rock americano. Addio Tom Petty, genio del rock. Sono stelle queste che compaiono una volta ogni 20 anni, brillano nel firmamento e poi si esauriscono in fretta, come un'esplosione. E così ha fatto anche Tom Petty che, lungi dall'essere meteora ovviamente, è spirato però troppo velocemente. L'artista che ha fatto la storia della musica rock è deceduto domenica notte nella sua casa di Malibu a causa di un attacco di cuore, proprio lui, il leader degli Heartbreakers, che a guardarlo solo fino a qualche giorno fa sembrava invincibile e intramontabile. Non c'è stato nulla da fare purtroppo, il rocker è arrivato all'ospedale di Santa Monica ormai privo di conoscenza e a nulla sono valsi i macchinari che hanno cercato di tenerlo in vita. Già poco dopo i dottori hanno dovuto constatarne la morte cerebrale, anche se alla stampa era stato detto che versava in gravi condizioni ma che non era ancora morto. Se ne va quindi un altro pezzo grosso della storia del rock, un artista eclettico e geniale che è sempre stato sulla cresta dell'onda senza piegarsi alle regole del mercato e continuando a giocare secondo le sue regole. Gli ultimi concerti con gli Heartbreakers li aveva tenuti solo pochi giorni fa e, nonostante avesse detto che avrebbe rallentato la sua carriera per passare più tempo con la sua famiglia, in pochi hanno creduto che una persona come Tom Petty potesse davvero smettere con la musica. Gli esordi e il lungo cammino. L'amore per la musica di Tom Petty è nato grazie a un fortunato incontro, quello con Elvis Presley. Da allora ha deciso di impegnarsi e diventare un rocker professionista, e ha iniziato non solo ad esercitarsi, ma anche a formare le prime band con cui iniziò poi a muovere i primi passi. Ma sono gli Heartbreakers che gli hanno rubato poi il cuore e con i quali ha condiviso tutto il suo cammino, dagli esordi fino al prematuro giorno della sua morte. Il loro singolo Breakdown? È entrato nella top 40 nel 1977 e da allora il gruppo ha pubblicato ben 22 album, tutti portatori di un discreto successo. Negli ultimi anni della sua carriera, soprattutto quando ha intrapreso la strada da solista, Tom Petty ha ricevuto alcune critiche molto pesanti, in particolare dopo la pubblicazione dell'album The Last di Lunga nel 2002, la critica ha distrutto i testi dell'artista in modo decisamente duro. I testi erano molto polemici verso l'industria musicale ma, come Tom Petty ha ammesso varie volte in seguito, la distruzione totale del CD lo ha stupito molto. Questo non gli ha impedito di entrare nello stesso anno nella Rock and Roll Hall of Fame e di essere considerato negli anni a venire una leggenda del rock and roll puro, autodidatta e veramente anticonformista e ribelle. Ne abbiamo visti di artisti che soccombono alla teoria che ogni dollaro è il mio dollaro ed è un gran dollaro e, diceva Tom Petty. E lui la sua strada non l'ha mai abbandonata.